temperature in aumento nei prossimi giorni, picco di caldo nel fine settimana. La Protezione Civile del Veneto dichiara lo stato di allarme climatico. Continua l'emergenza idrica nei canali della città. Questa mattina operazione di salvataggio dei pesci, oltre 3 quintali pescati e poi liberati nel Bacchiglione. Bene fermare l'inceneritore per lasciare l'acqua nei canali, ma servono anche interventi strutturati per far fronte alla siccità. Legambiente interviene sull'emergenza idrica. E la siccità colpisce anche l'apicoltura. CIA Padova stima un drastico calo della produzione di miele nella zona dei Colli Euganei. Tram fermo per una settimana per consentire la manutenzione. Servizio di bus sostitutivo da agosto, servizio limitato tra Guizza e stazione. Fiamme questa mattina a Padova, un incendio è divampato all'interno della discoteca Factory di via Sapri, all'origine del rogo un probabile cortocircuito. Provocazione del gruppo Orizzonti che contesta l'evento di raduno di trattori in città, regalato un modellino per dire basta alle manifestazioni che inquinano. Buongiorno, ben ritrovati in diretta, prima edizione delle notizie di Telenord Est, e partiamo da questo caldo torrido che percepiamo tutti e che sta creando davvero dei grossi problemi a tutti i livelli. Temperature in aumento nei prossimi giorni, con la Protezione Civile del Veneto che dichiara uno stato di allarme. Vediamo. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 20 al 22 luglio. L'allerta riguarda le zone costiere, pianeggianti, continentale, pedemontana e montana del Veneto. Secondo le previsioni di ARPAVA, Padova si arriverà a sfiorare nei prossimi giorni 40 gradi. Il 19 luglio è stata in assoluto la giornata più calda dell'anno, con 36 gradi registrati nel veneziano e nel trevigiano e la media del padovano di 35 gradi. L'apice del caldo è atteso per il fine settimana. Le giornate saranno ancora all'insegna della stabilità, l'anticiclone nordafricano farà sentire i suoi effetti anche i prossimi giorni sulla regione, le temperature sono previste in ulteriore aumento, con apice del caldo previsto proprio durante il fine settimana e fino a lunedì 25. ARPAV monitora anche i livelli di ozono dell'aria. La qualità dell'aria è prevista in peggioramento, attualmente non abbiamo ancora raggiunto valori, livelli di qualità dell'aria scadente, però con queste condizioni meteo probabilmente dovrebbero peggiorarlo. Nonostante le temperature record di questi giorni, l'estate del 2003 rimane in assoluto quella più calda, mentre ad oggi ci manteniamo sui livelli registrati nel 2019. Per le piogge bisognerà attendere ancora qualche giorno. Le piogge sono previste, delle locali piogge con rovesci temporali, soprattutto sui rilievi, nelle ore pomeridiane, nei prossimi giorni, sia domani, giovedì pomeriggio, che soprattutto sabato pomeriggio. E per la pianura dovremo attendere probabilmente la prossima settimana, la seconda parte della prossima settimana. Questo dunque il quadro, intanto si corre ai ripari questa mattina in pieno centro a Padova, un'operazione insolita, quella del salvataggio dei pesci lungo il canale Santa Chiara. L'emergenza idrica sta mettendo a rischio la fauna nei corsi d'acqua cittadini. Cosa avete trovato questa mattina? Che tipi di pesce? Beh, ci stiamo concentrando su quelli più grandi, in primo luogo le carpe, quindi, ma anche dagli cicchini, sono molto grandi. Qualche anguilla, cavedani, tantissimi, barbi. Questi sono quelli più numerosi. Abbiamo trovato anche un paio di siluri. Task Force in campo lungo il canale Santa Chiara su riviera Businello in pieno centro storico a Padova per salvare i pesci da morte certa causata dall'emergenza idrica. I livelli dell'acqua si sono ulteriormente abbassati e così la polizia provinciale e la cooperativa Piovego hanno iniziato questa mattina di buon'ora le operazioni di recupero. In acqua Arduino, Elio e Steve, volontari dell'associazione La Sorgente di Cittadella che si occupa di conservazione della fauna ittica. E
viene usato da una squadra di 3 persone, si chiama elettrostorditore. Un operatore tiene il dispositivo che con il generatore genera la corrente, l'altro con un retino provoca una scarica elettrica, stordisce il pesce, e un altro con un altro retino ancora lo raccoglie. Poi viene trasferito, viene issato con delle reti sul piano di calpestio. Lo trasferiamo in furgone su contenitori con acqua ossigenata e li liberiamo poi in zona Bassanello. In mattinata sono stati salvati quasi 3 quintali di pesce. Siccome il canale è molto lungo, abbiamo posizionato una rete a tramaglio, cosiddetta, circa a metà di Riviera Businello, e questo ha bloccato il pesce da valle a monte, e abbiamo fatto il primo tratto di recupero e poi da Riviera Businello ci siamo portati in direzione Riviera Buzzante Questura, abbiamo fatto un'andata e un ritorno per cercare di recuperare il più possibile. Sono stati recuperati esemplari molto grandi di carpe, anche da 10 kg, e l'intento era soprattutto quello, riuscire a prelevare i pesci di dimensione maggiore, perché sono quelli che soffrono di più. Nei prossimi giorni dovrebbero essere programmati nuovi interventi negli altri canali cittadini più in sofferenza. È davvero impressionanti dunque le immagini del livello bassissimo dei canali. Continuiamo a parlare di siccità ed emergenza idrica. Lega Ambiente del Veneto approva le azioni emergenziali, ma chiede interventi strutturali per non sprecare acqua. L'acqua scarseggia nei canali padovani, sempre meno quella che si vede nei luoghi più centrali della città. In parte viene anche bloccata per mantenere i livelli della portata dei fiumi. Di conseguenza continua l'opera di trasferimento dei pesci, che rischiano di rimanere senza ossigeno. Nelle scorse settimane sono stati circa 20 quintali di pesci morti, rimossi dai canali interni. La prossima settimana si deciderà anche se spegnere l'inceneritore di San Lazzaro, che usa l'acqua del canale San Gregorio per raffreddare l'impianto. Legambiente Veneto vede positivamente questa misura emergenziale pensata dal comune di Padova. Agire nell'emergenza che stiamo vivendo è indispensabile, e interventi come quello di fermare, diminuire le portate nei canali interni e gli utilizzi non indispensabili, penso sia un'iniziativa lodevole, e qui vale la pena anche ringraziare i volontari, l'università e gli enti che si sono adoperati per salvare la fauna ittica e in qualche modo garantire, lo dobbiamo alla biodiversità, insomma, anche visto che le conseguenze che subisce il nostro territorio sono dovute principalmente, è bene ricordarlo, ai cambiamenti climatici, quindi l'aumento di temperatura che dobbiamo contenere entro 1,5 gradi, che prevede un intervento principale sulla riduzione delle emissioni e quindi i gas climalteranti, la CO2 e le emissioni in atmosfera. Questo per dire che la crisi idrica è strettamente connessa alla crisi climatica. Tuttavia le azioni emergenziali devono essere affiancate anche dalle politiche strutturali per far fronte al cambiamento climatico che stiamo vivendo. Bisogna intervenire, secondo noi, secondo Legambiente, almeno in tutti i settori che prevedono un largo consumo, quello idropotabile, migliorando la rete. Oggi le nostre reti idriche hanno enormi dispersioni e su questo serve un investimento forte del governo e poi amministratori locali capaci di migliorare le reti, il recupero delle acque, la depurazione delle acque che è fondamentale, e poi gli interventi in agricoltura e nell'industria. Serve in entrambi i settori cambiare i modelli di approvvigionamento, efficientare le procedure di utilizzo dell'acqua e di rilascio dell'acqua, sia nelle fasi di processo sia nelle fasi di utilizzo, e serve in qualche modo ridurre quelli che sono i consumi e pensare alla risorsa idrica oggi come una risorsa finita che non possiamo permetterci di non avere, perché questo mette a repentaglio non solo la gestione degli impianti, ma tutta l'economia e il benessere dei cittadini. E la siccità colpisce anche il settore dell'apicoltura. La CIA di Padova stima un drastico calo della produzione di miele nella zona dei Colli Euganei. Per approfondire questo tema ci colleghiamo ora in diretta con la collega Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Buongiorno Lina, esattamente, la grande sete colpisce anche le api, mette a rischio la produzione di mele. Una stima fatta da CIA Padova parla del meno 70% circa di produzione. Ci fa il punto della situazione il direttore Antonini. Sì, guarda, intanto bisogna analizzare il settore apicolo del Veneto è un settore molto molto importante. 7.000 sono gli apicoltori, 100.000 sono le arnie, il 30% di questo sono anche agricoltura specializzata e quindi agricoltori specializzati
privati che traggono il proprio reddito da questo. Oggi purtroppo la siccità sta provocando una grossa perdita di produzione per quanto riguarda alcuni mieli specifici, millefoglie, castagno, erba medica, anche una riduzione che sfiora il 70-80%. Ecco, abbiamo parlato delle api, ma state osservando con apprensione anche l'agricoltura, soprattutto nella bassa padovana, perché la risalita del cuneo salino sta mettendo a dura prova l'irrigazione di vaste aree di agricole nella bassa padovana. Sì, la bassa padovana, ma tutto il territorio regionale oggi sta soffrendo del problema della siccità. Soprattutto due prodotti a seminativo sono quelli che oggi hanno più difficoltà in assoluto, è il mais e la soia, con una riduzione che può arrivare anche al 30-40% della produzione se non si dà acqua. Oggi stiamo vedendo e subendo anche una forte riduzione per quanto riguarda le colture frutticole e anche il vitivinicolo, con una riduzione pari al 10-15% della produzione totale. Quindi una situazione di grossa gravità, di una grossa perdita di reddito delle nostre aziende per le produzioni nostre oggi, importanti del Veneto e di Padova. E da Padova è tutto, Lina, ti restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie al tuo ospite. Potrebbe essere stato proprio il grande caldo di queste ore che ha reso rovente una tettoia a provocare l'innesco dell'incendio che ieri ha colpito il capannone che ospita il Factory, noto locale padovano. Le indagini sono ancora in corso. Sarebbe stato proprio il clima caldo di questi giorni a surriscaldare la lamiera di copertura e quindi a provocare l'innesco all'interno del locale Factory di via Sarpi a Padova. Il circolo privato, tra i più noti della città, è chiuso da giugno, limitati quindi i danni del rogo che è divampato verso le 12.30 di martedì ed è stato domato solo dopo 4 ore di lavoro da parte dei 14 vigili del fuoco provenienti da Padova ed Abano. A dare l'allarme è stato il gestore della pompa di benzina che si trova proprio alle spalle del locale. Attimi concitati che fortunatamente hanno portato solo a qualche danno materiale ancora da quantificare. Come fa notare il luogotenente dei carabinieri Giovanni Soldano, i danni sono limitati, ma senza l'intervento tempestivo dei pompieri, il fuoco avrebbe potuto coinvolgere sia i residenti della palazzina limitrofa che l'impianto di distribuzione. E poi c'è il tram fermo per una settimana per consentirne la manutenzione, c'è un servizio di bus sostitutivo da agosto, il servizio sarà però limitato tra Guizza e stazione. Chiuso per manutenzione, il tram si ferma per una settimana per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla linea e sulle infrastrutture del tram. Dal 25 luglio e fino al 13 agosto sono previste modifiche al servizio. Il tram prenderà il servizio il 1 agosto solo in dalla tratta da Capolinea su Guizza fino alla stazione, mentre da noi sarà effettuato il servizio sostitutivo che è comunque garantito ovviamente anche tra il 25 e il 31 luglio. Il servizio sostitutivo rimarrà a nord dell'Arcella fino al 13 agosto, questo permetterà all'azienda di concentrarsi sugli obbligatori lavori di manutenzione che vengono appunto fatti di anno in anno. Il servizio comunque continuerà come tutti gli anni e verrà garantita la mobilità lungo la linea del tram quando il mezzo blu non sarà in servizio dal bus sostitutivo. Rinnovato anche il noleggio dei monopattini elettrici, approvata in giunta la delibera che proroga il servizio fino al 26 luglio del 2023. Attivato nell'autunno del 2021, ha attirato circa 55.000 utenti che hanno noleggiato i mezzi elettrici per un totale di 400.000 volte, 930.000 i chilometri percorsi. Resta aperto però il tema del parcheggio selvaggio. Certo, ogni tanto c'è qualcuno che parcheggia male, ma questo vale per le biciclette, per i monopattini, vale anche per le automobili, quindi nei prossimi mesi continueremo a lavorare su quello che abbiamo già fatto, ovvero su promuovere la mobilità sostenibile ma anche sull'educazione da parte di tutti gli utenti della strada.
da quest'anno aumenteranno stipendi di sindaco e assessori anche a Padova, diciamo anche perché, come spiega il sindaco Giordani, è stata recepita una legge del governo. Anche al sindaco di Padova e alla sua giunta arriveranno gli adeguamenti di stipendio per gli amministratori previsti dalla legge di bilancio del governo Draghi. Con una delibera comunale, Palazzo Moroni ha approvato l'adeguamento degli stipendi. La delibera prevede l'aumento dell'indennità di sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale a partire da quest'anno con il 45% fino al definitivo 80% nel 2024. Oggi il sindaco Giordani guadagna 6.200 euro lordi al mese, che diventeranno 11.000 dal 2024 in poi. Netti, quindi saranno circa 6.000 euro al mese. Recepiamo una legge dello Stato nota dal 2021, trasversalmente sostenuta dalle forze politiche. Fare il sindaco, l'assessore prevede responsabilità personali enormi, nella maggior parte dei casi la rinuncia delle attività precedenti e buona parte della vita privata e a tanto, tanto lavoro quotidiano, ha detto in una nota il sindaco Sergio Giordani. In secondo luogo, se il Parlamento ha legiferato su questo punto è anche per una ragione che condivido, continua Giordani. L'idea che si possa diventare amministratori solo perché ricchi e benestanti e sbagliate produce storture gravi nella gestione della cosa pubblica. Io sono di certo una persona fortunata, ma chi verrà dopo, a prescindere dal colore politico, a Padova come negli altri comuni, deve poter compiere questa scelta così impegnativa a prescindere dalle condizioni di partenza, ha detto poi Giordani, rispondendo anche a chi tra le fila dell'opposizione dice che potrebbe fare beneficenza. L'ho sempre fatta anche prima di essere sindaco e continuerò ora e dopo, ma quello è un fatto privato e ostentarla, specie nel mio ruolo, non rientra nel mio stile, ha concluso Giordani. Un raduno di trattori la settimana scorsa e uno annunciato nel parcheggio dello stadio Euganeo il prossimo fine settimana preoccupano l'associazione Orizzonti guidata da Marco Carrai, tanto da portarne uno in dono al sindaco Giordani. È successo stamattina sull'Iston in centro a Padova. Questo sabato e questa domenica arriveranno 1.000 trattori allo stadio Euganeo per fare delle gare lì probabilmente a Piazzale. Allora la domanda è questa e la domanda che rivolgeremo anche al sindaco è questa. Ma è possibile che in un momento di drammatico per l'ambiente cittadino e non solo, non piove da mesi, si possano consentire o tollerare manifestazioni di questo tipo che scaricano in aria quintali, magari chili di polveri sottile e di CO2. Una domanda ed un provocatorio trattore giocattolo. Questo hanno portato Marco Carrai e Alessandro Dianin dell'Associazione Orizzonti al sindaco di Padova. Una provocazione per sensibilizzare il comune verso il tema della sostenibilità in vista di un raduno di mezzi agricoli che secondo l'associazione produrrebbe solo inquinamento. Dopo le 2000 firme che abbiamo raccolto contro i fuochi artificiali a Ferragosto perché liberano polveri sottili, l'amministrazione continua a inquinare. Questo è un problema, sono appena stato in Piazza delle Erbe, la fontana è secca, i nostri amministratori si fanno i selfie di fronte ai nostri canali in secca e piangono per la moria di pesci, però non sono conseguenti alle parole che dicono. Con questo servizio noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, la prima edizione termina qui, mi raccomando non perdetevi quelle serali del nostro telegiornale, 19:30 e 23 come sempre, gli orari. Una buona giornata, arrivederci.